Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo qui alla Venus Gym di Dubai e vi farò vedere la tecnica di 5 esercizi per femorali e in parte anche glutei, ma che non vanno a coinvolgere il quadricipite. Primo esercizio, andiamo a fare stacchi a gambe tese con bilanciere. Vi do intanto alcuni consigli. Allora, il primo è che io ultimamente mi sto trovando molto bene ad utilizzare i grip perché mi danno maggior presa e quindi riesco anche a portare la serie più avanti senza che mi si aprano le mani. Secondo consiglio, utilizzate dei dischi non troppo alti da terra, quindi non quelli, per esempio, questi, perché altrimenti non riuscite a scendere abbastanza quando fate il movimento. Ultima cosa, le scarpe, o state scalzi o mettete una scarpa piatta, tipo questa, quindi non con il rialzo sotto la caviglia. Mani circa larghe, poco più delle spalle. Andiamo giù. Per tirar su il bilanciere pieghiamo un attimino le ginocchia. E poi da qua iniziamo col movimento. Cosa importante è mento sempre basso e schiena bene dritta. Errori da evitare sono tenere la schiena curva e il mento alto, quindi mento basso e schiena dritta. Se vi ricordo che è attivo il mio servizio di coaching online, quindi se volete farvi seguire da me oppure se siete dei maschietti da Gianmarco potete contattarci direttamente nei link che trovate qua sotto in descrizione e vi daremo tutte quante le info per avere il vostro protocollo di allenamento e consigli nutrizionali personalizzati. Secondo esercizio che andiamo a vedere, leg curl, gamba singola. Anche qua andiamo a vedere gli errori più comuni. Errori da evitare qui principalmente sono 2/3. Il primo è di fare il movimento troppo veloce, il secondo è di non fare il movimento completo, quindi di non arrivare fino quasi al sedere, e il terzo è quello di staccare troppo il bacino rispetto al macchinario. Il bacino deve stare comunque sempre avanti. Cambia leggermente la percezione del carico se state col busto dritto o col busto più piegato. Terzo esercizio, ritorniamo di nuovo su uno stacco, però questa volta lo facciamo inverso al cavo. Anche qui, come nello stacco, mento basso, schiena ben dritta, ma questa volta quando ritornate su, quindi nella seconda fase del movimento, dovete andare a fare un po' di retroversione del bacino e quindi anche una leggera cifosi alla schiena. Quarto esercizio, andiamo a fare iperextension però con la gobbetta, quindi con una cifosi sempre lombare. Anche qua, al posto di venire su con la schiena totalmente dritta, andiamo a venire su con la più spingendo, diciamo, dal femorale e dal gluteo, in modo da non coinvolgere il lombare, ma andare a coinvolgere solo il gluteo e il femorale. Questo esercizio non è bellissimo da vedere, però è molto efficace proprio per la parte femorale e gluteo. Punte dei piedi rivolte leggermente verso l'esterno. Io starò in punta di piedi perché voglio far uscire appunto voglio far finire il macchinario a questa altezza qua, quindi essendo bassa mi tocca stare leggermente in punta di piedi. Okay.
cosa importante dell'hyper extension con la gobba è che proprio come percezione dovete immaginare non di venire su con la schiena, ma di spingere i quadricipiti verso il macchinario in modo da attivare solo la parte dietro della gamba, quindi non il dorso ma proprio il gluteo e il femorale. Ultimo esercizio, andiamo a fare leg curl, che è un esercizio molto sottovalutato e che sembra molto semplice, ma in realtà c'è un errore che fanno in tantissimi e che vedo fare molto spesso. Adesso vediamo l'esercizio e vediamo anche l'errore insieme. L'errore che molti fanno è quello di caricare in modo eccessivo e poi sollevare il bacino dal macchinario, come vedete in questo video. In realtà sarebbe più ottimale caricare leggermente meno, però tenere sempre il bacino molto aderente al macchinario in modo da avere una massima attivazione del femorale. Ragazzi, esercizi terminati per questa volta. Se questo video vi è piaciuto e volete vederne altri simili, mi raccomando, lasciateci un like e un commento per farcelo capire. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo nel prossimo.